finalmente arrivo a Firenze, quindi ci vediamo giovedì a Firenze e questo weekend al Torino Comics. Ciacuno, scena numero uno di Mangiamo Cose Rosa, via. Hai fatto un ciac prima, era sbagliato. Era sbagliato. Ah, c'è il microfono? Penso di sì. Sì. Deve essere blu, giusto? Sì. Oh mio Dio! E dai che siamo alle Hawaii! E... Muribangio amici! Mio Dio, Muribangio namaste jumbo amici! Ciao amici e bentornati in un nuovo video veramente bello, buono e... rosa! Oh, meno male, non mai avrei immaginato che saresti riuscito a prendere la parola giusta per il tentativo. Oggi sono qui con la mia sorellina e due voci fuori campo che tra poco conoscerete. Sembrava un animale con dei problemi. Non stiamo facendo del male a nessuno, non vi preoccupate, non è un animale. Abbiamo qui Giulio e Peo. Ciao. Che vedrete tra poco perché saranno i nostri aiutanti di questa challenge. Cosa succede? Succede che qui in questo tavolo sono, diciamo, è allestito con tanti cibi rosa. Alcuni già fatti e alcuni che abbiamo preparato noi, sì, tutti rosa, con le varie tonalità di rosa. E noi adesso andremo ad assaggiare questi cibi. E voi direte, ma non c'è gusto, facile, un assaggio. Sì, il problema è che qui abbiamo dei bigliettini e come vedrete tutti i cibi sono numerati. Noi ne prenderemo due alla volta e mischieremo questi sapori mangiandoli insieme. Abbiamo i bigliettini pronti, ve li faccio vedere. Uno salsa burger, aiutaci, due... focaccine. Focaccine rosa, che diciamo l'ho fatto io col colorante, sono rosine fucsia, ma vanno bene. 3 abbiamo del prosciutto cotto buono. 4 abbiamo dei lamponi. Gustosi. 5 abbiamo lo yogurt greco. Numero 6 è questo? Sì. La rapa rosa, raga, io non so che cosa sia la rapa rosa. Numero 7, gamberetti, a me non piacciono queste cose. Numero 8, numero 9, due pasticcini, uno è liquore e uno è macarons, che a lei piacciono i macarons. Numero 10, melograno. 11, wurstel, che si dice wurstel, però io dico wurstel. Sale. Numero 12, dell'Himalaya. Sale rosa dell'Himalaya, grosso. Esatto. Numero 13 abbiamo del succo frutta da bere, frutti di bosco e fragola. Il 14 abbiamo del gelato alla fragola. Numero 15... Aloe, non so cos'è. Ma cos'è, raga? L'aloe da bere, non la voglio neanche sapere. E numero 16, bonus, fai vedere bene, sollevala Giulio. Una fantastica torta alle fragole, mi sembra cheesecake che ho fatto io, non mi ricordo. Non l'hai fatta tu e non è cheesecake. Esatto. Nicole, sei pronta? No. Come no? Allora, prendiamo un contenitore, poi del gelato alla fragola, mettiamo i numerini, pescane due a caso ed aprili. Vediamo la Nicole che cosa assaggerà come primo cibo. 10. Un bel 10, che cos'è? Il melograno. Ti è andata bene? Speriamo qualcosa di dolce adesso. Ti gusterai il melograno con il 5. Cos'è? Yogurt greco. Ti è andata bene. Dai. Allora, io prenderei un bel... Pit di melograno, pit è la mia unità di misura. Il yogurt che sta colando. Con lo yogurt greco. Ti è andata bene, Nicole. Annuso. Sembra buono. Buono. Buono? Buono. Nicole, primo gusto, le è andata bene. Adesso pesco io gamberetti e pasticcini, probabilmente. Poi ti esce succo col sale. Che schifo, la metà delle cose qua, anzi di più, non mi piacciono. Allora, io vado con questo che è uscito da solo e questo. Quindi Sabri assaggerà. Sono pronta. Un numero 13, succo. No, se mi esce il succo col sale. Ti tiro un pugno. Te lo dico che ti tiro un pugno. Col numero 14. Gelato. Ma come fai? Buono. Allora, prendo un po'. È diventato mollo. Prendo il succo. Farei prima il solito. Aspetta, poi devi fare dei gargarismi perché si uniscano. No, ma dopo che li metti, vai, gargarismi. Ingoia. Beh, è buono, non ti lamentare. Buonissimo. Il problema è che ci sono due bigliettini per ogni cosa. Quindi una volta che vanno via le cose buone. Prego, Nicole. Vediamo cosa le esce.
Conoscendomi è il 6. È la rapa rosa. Speravi nel 9, è rapa rosa con succo. Dai, morso grande. E non mandare giù, non masticare, infila bevi succo. Bevi i gargarismi. Gargarismi ora. Non sentiamo. Devi masticare. Ok, ora mastica. È un po' male, che schifo. Prossimo, allora, 2. Focaccina che ho fatto io insieme a un 1. Prendiamo una focaccina che palesemente dentro sarà cruda. Ma aprila, aprila. Devi aprirla? No, vabbè, lei... L'ho già aperta. Già? No, perché secondo me dentro saranno crude, non voglio vedere dentro cosa c'è. È un bel morso, però. La focaccia è molto buona. Un po' pastude. Buona. 15. Allora. 6. Rapa rosa. Ancora. No, mi sa che è un 9 questo. No, un bel 6. Ancora la rapa, è un bel morso la mamma rapa. Mia, allora pensa a Nicole, che buono che con questa non ti puoi questo puzza più della rapa, raga. Succo e polpa di pera, aloe e zenzero. Io lo zenzero lo odio, assaggia più. Adesso dice buono, tiragli un pugno. Strano, però non è cattivo. Vabbè, non dovete berlo tutto, Sembra sapone. Okay. Ah, sembra sapardo. Forza, Niki. Gustati il tuo sapone. Fammi vedere il morso. Ok. Fai un po' di sapone per sciacquare. No? Oh, orribile. Orribile, dopo assaggiala. Raga, ve lo giuro. Assaggiala. No. Assaggiala. No. Giulio, sale solo le piante. Detersivo. Prossimo numero, vediamo. Oh. Sale. 7. Gamberetti. No. Io, raga, mi sto già venendo su. Nel 9. Ah, il macaron! Però il macaron si può aprire tipo panino, quindi no, devo prenderne metà. No, te lo faccio io il panino. Te lo faccio io. Almeno 2 gamberetti è la regola, No, non ne mangio metà, raga. No, raga, vomito. Vomito. Sono piccoli, ne devi mettere 2. Sì. Guarda che bello. Fallo vedere bene la telecamera. Ecco il paninozzo. Vabbè, dopo puoi mandarlo giù con questo. Tutto. Col sapone, guarda che va giù liscio poi. Tutto un boccone. Giù. Fare storie, mangia tutto dentro. Mastica. Dai, manda giù con il sapone. Manda giù. Annusa l'odore del sapone. Chi vomita perde. No, mastica. No, mangia. Mastica non buono. Con quelli là, mastica con quelli dietro. Non vorrai perdere contro tua sorella. Oh mio Dio. Mangia il sapone. O quello o perdi. Oh, io sto vomitando. Non vomitare, oh! No! Perde! Se sputi perdi. Io accetto la sfida. Io ti dico che se sputi vince Nicole, vince Nicole. Sta piangendo. E non ti alzi dal tavolo. Io sarei questa. Questa è l'immagine di copertina, signore. Guarda, questa. Guarda che schifo c'è il filetto. Tocca a me adesso. 8. È andata bene. Con gamberetti, ti prego. Col sale. Questa gamberetti. Gamberetti! I gamberetti! I gamberetti! Metà però, Tre gamberetti, No, quelli che farcirlo io. Oh mio Dio, questo bel gamberetto nella bagna. Questo bello qui. E questo nel pan di spagna. Aspetta che lo mostro. Allora, guardate che schifo prodotto. Oddio. Sembra... Sapete cosa faccio io? Lo mangio con coraggio. Dammelo. Un brufolo sezionato. Dai, masticalo bene e fai vedere come ho fatto io con i gargarismi, Masticalo. No, masticalo, gustalo con tutti i denti. C'è sapone qua se vuoi, un po' di sapone. Vabbè, il sapone, raga.
Com'è? Che fa schifo, faceva più schifo il sapone. No, no, io vi dico che il sapone sono riuscita bene dopo il gabinetto. No, era proprio il pasticcino che faceva schifo, non l'insieme. Ah, fantastico. Il pasticcino faceva schifo. Vai, guardate che io con che coraggio, raga, affronto la prossima sfida. Cosa c'è di schifo? Abbiamo bisogno dei motivatori aiutanti. Venite qui da noi adesso. Ciulietto con la Nicole, Peo con me. Ehi, Ciulietto! Il gelato è completamente sciolto. Peo, scegliene uno. No, di questi qua. Sei pronto? Dobbiamo spaccare tutto, eh. Spacco tutto. Devi motivarmi. Spacchiamo anche la Sabri Gamer. Cosa 11. Ci dobbiamo fare? Allora, 11. Viewster. Con un bel 4. Prosciutto. Viewster e lamponi. Non la vedo male come cosa. Io non la vedo neanche troppo bene. Anzi, sapete che cosa vi dico? Che siccome non la vedo male, ne prendo due insieme. Ho fatto il cappellino. Prima noi. Oh, tu hai fatto il bilanciere della ginnastica. Io perché non è sano. Peo. Aspetta che mi alleno. 3, 2, 1. Diciamo che mi sono data la zappa sui piedi a prenderne due. Perché non riesco a andare. Però con un po' di sapone. Tutto va giù. Mangio tutto. Sapone è... esatto. Sa un po' di maiale e un po' di acido. Ciulietto uno per uno. Vai. Rubo un po' di focaccia. Se mangia tutto. Io prendo questo che è uscito. Io questo. Ma oltre che motivare, noi possiamo demotivare. 15. Cos'è? 15 e 12. 15 abbiamo un bel... aloe, sapone con... con 12. Sale grosso con aloe. Porca No, dai, ma non vedevo l'ora, raga. Datemi la mano. Mezzo cucchiaio. No, Sabri, poco. Ma non riusciamo a ingoiarlo. Sale grosso. No, questo... sono due tocchi. Ciao. Ciao. Ci taglia le tonsille. Ma fa in male. Bocca. No, tenetelo in bocca. Tutto. E poi non ingoiatelo. Ho paura. Dai, ma che paura di cosa? Ma dai, guarda, prendi anche il tuo sale. Fai vedere come ti fa il sale. Nicole, è sale grosso dell'Himalaya. Sale dell'Himalaya. Arrivo. Cin cin. Brava Nicole, buono. Boh. Lo consiglierei tutta colazione. Le migliori merende del mondo, ragazzi, sale grosso e aloe con frutti strani. Fidatevi. Stasera valsa. Vi dà una carica che non potete neanche immaginare. Dopo lo sport. Dopo lo sport. Io. Prima lei. Sale. Ancora lamponi, ragazzi. Sono sale grosso. No. Sale grosso. No. Tre. No dai, prima il giusto, adesso il prosciutto cotto con i lamponi. Allora, però avvolgi una fetta a testa e avvolgete tre lamponi. No. Allora calma, la prossima decidiamo noi. Voi no, perché avete già deciso. A voi avete già deciso il sale. Ma quanto? Il sale erano due tocchi. Non rompere le scatole. C'era per me era un cucchiaio. Che rimane a Cuba, eh. C'era per me era un cucchiaio. Io tolgo il grasso. Ma che schifo. Che schifo, guarda che schifo. Non lo finiravi più. Ha fatto il fenomeno. Il gradasso. Tua sorella vince. Carlo Cracco, prendi appunti. Non Carlo Cracco. Io questo. 16, la torta. Oddio, adesso c'è il sale. Cos'è? 5. Cos'è? Yogurt greco. Ci sta, ci sta. Bello gro, dovete finirla, eh. Vai insieme, uno vai, da un lato e uno da un altro. Fate vedere bene in camera. È congelato. Ma lei è poco yogurt però, non vale. Tu la ingolli. Che problema. È fresco? No. Niente. 6 o 9? E i 6 sono già usciti, quindi è 9. No, il macarons. No, ma basta. È mi colpa. È il macarons. No, il macarons con la torta. No, raga, era 91. Sì. Tieni, Cuban boy. Qualcuno mi ha chiamato? Tutta dentro, eh. Buona fortuna. Dopo un quarto d'ora che non è. Ce l'ho fatta. Come so? Io non perdo contro mia sorella. Io l'ho ingoiata intera. Mastica in fretta, mandi giù. Mastica! Mastica! Cosa manca? Il prosciutto e il melograno. No, la sputata! No, che la schifo. Meno mezzo punto! Nella mano te la sei messa per provare a barare. Ingoia! Ti tappo il naso! Sabrina, oh, no. Non hai bisogno di questi trucchetti per vincere! 1 e 11. Cos'è l'11? Viewster! Ah, oh, buono! Beh, ci sta, ci sta! Cosa fa? Cosa sta facendo? Pensa di essere cattiva? Fai preparare a me il prossimo, vieni! Oh. No, no, vomito, vomito! No, la mangi!
Il numero 3. Numero 3. Cos'è? Era male il 3, mi ricordo il prosciutto. Il prosciutto. Prosciutto? 10. Lo prepariamo noi, Lo prepariamo noi. Dammi quello di Peo. Allora, Sabri, con te Sarah Ward, ti cava anche il grasso. Sono rimasti. Sabri, no, apri non bocca. Sta barando. Non barare, eh. No, non vai. Sabri, apri bocca. Ha barato. No, dai, non vi fare. Apri bocca. Non scherziamo. Apri. Mettili. Va bene. Apri bocca. Ma fai vedere cosa stai facendo. Fatti vedere. Apri. Ho una sacca. Oh. L'ha sputato. Dai, ma dai, è lì. Non c'entrava in sui biglietti. Mangia tutto quello. Tutto? Dai, hanno parato quei biglietti, dobbiamo mangiare la cacca noi. No, perché è l'ultima. Dai, ma che schifo. Avete perso. Voi siete già lei già era a meno 5 punti. Voi siete già voi, noi siamo voi. Dobbiamo un attimo confabulare. Allora. Ma due? Cioè, due nel senso uno. Noi ci siamo. 3, 2, 1, stop. Vai, parte con voi. No, voi. Vai, allora noi la rapa, scegli tu un altro. Con i gamberetti. Volevamo farlo noi. Allora, prima io e Peo. No, io e Nicole ce lo mettiamo vicino. Ok, aspetta. Sei sicura che prendi tu e Nicole? Basta! Tutto lo no, devi dai, mangiare, no, tutto. Allora aspetta. No, ma sei scemo. Tu fallo, ah, okay. Io ho coraggio. Succhia bene. No, lecca bene, no! Hai succhiato te prima. Beh, c'è ancora la rapa lì, io la vedo. Mi sembra di vederla. Questa tutta la rimetto, ma c'è la buccia, ragazzi, c'è la buccia. A me lo fa Peo. Quello è troppo, lo fa Peo a me. No! Non c'è il gusto delle. Non c'è il gusto dei gamberetti, guarda quanti ce ne sono! C'è una colonia lì dentro! Poi adesso ti preparo io un panino. Pronto? Mamma, stai male! Oh cacchio! Oh no, di nuovo, un attacco al cuore, come l'altro giorno! Apri la bocca. Questo lo faccio vedere comunque alla telecamera per la sua bellezza. La composizione. La composizione di questo piatto da Chef Giulio. Scusa, sta uscendo un gamberetto. Lo stai masticando davvero? Aspetta. L'ha messo in bocca tutto. Ogni morso. È un'agonia. Va bene. No, che va bene? Mi ha sputato. Facciamo che per una volta la Nicole vince una challenge perché la mia rapa è qua. Per una volta la rapa vince. We are the champion. My friend. Squadra con me si vince. Challenge. Immagine di copertina. No, dai! Challenge. Frulliamo tutto e beviamo perché il cibo non si spreca. Wow. Ah, e scrivete nei commenti mentre mi pulisco il vomitello di cosa che altre challenge volete con i miei amici. Chef Giulio, mi prepari un piatto interessante per favore oggi. Mi stupisca, come l'ultima volta. Non farlo. Apri la boccuccia. Non farlo. Perché nel mio ristorante si inserisce la roba direttamente in bocca. Ah, questo è proprio...